E di amore se ne è occupato qualche tempo fa in una delle sue serate molto avvincenti, il grande Roberto Benigni, che recitò una serie di monologhi sull'amore e sulla poesia, e che noi indegnamente riproporremo adesso. E quindi, perciò, Alberto, non ti spaventare. Ci vogliamo fare del male. Vabbè. No, ma noi non ti preoccupare, diamo soltanto un'occhiata, eh. Però è molto interessante, che ne pensi? È una bella sfida, giusto? Assolutamente sì. Dai, allora, monologo di Benigni sull'amore, ok? Allora, facciamo una cosa, leggiamolo un attimo assieme, così lo leggiamo d'amblè, distinto, ve lo leggo un attimo io e poi dopo riprendiamo con Alberto. E quindi, allora, signore e signori, ecco a voi il monologo sull'amore. Si ricapitola, si riassume in questa parola: amarsi. Però c'è una cosa da dire, che il tempo passa. E il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni è rimasto lo stesso: amarsi. Solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente. E quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro, sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo. Ci dobbiamo affrettare. Affrettiamoci ad amare. Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi. Affrettiamoci ad amare, perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore. Perché non esiste amore sprecato e perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi. E perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate, come le montagne, i mari, le strade, ma di più, il cielo, il vento, di più, le stelle, di più, le città, i fiumi, le pietre, i palazzi, tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti, improvvisamente, quando le guardiamo, si caricano di significato umano e ci affascinano, ci commuovono. Perché? Perché contengono un presentimento d'amore, anche le cose inanimate. Perché il fasciame di tutta la creazione è amore. E perché l'amore combacia con il significato di tutte le cose. La felicità, sì, la felicità. A proposito di felicità, oh, cercatela tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora si metta in cerca della felicità, ora, in questo momento, perché lì ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi. Ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli. Ce l'hanno data in regalo in dote ed era un regalo così bello. La felicità che l'abbiamo nascosta, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono, e molti di noi l'hanno nascosto così bene che non sanno dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo. Ce l'avete. Guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro e vedete che esce fuori. C'è la felicità. Provate a voltarvi di scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità. E anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei. Fino all'ultimo giorno della nostra vita. E non dobbiamo mai avere paura nemmeno della morte. Guardate che è più rischioso nascere che morire, eh? Non bisogna aver paura di morire, ma di non cominciare mai a vivere davvero. Saltate dentro all'esistenza, ora, qui. Perché se non trovate niente ora, non troverete niente mai più. È qui l'eternità. È qui l'eternità. Dobbiamo dire sì alla vita, dobbiamo dire un sì talmente pieno alla vita che sia capace di arginare tutti i no, perché alla fine di queste due serate insieme abbiamo capito che non sappiamo niente e che non ci si capisce niente e si capisce solo che c'è un gran mistero e che bisogna prenderlo com'è e lasciarlo stare. Perché la cosa che fa più impressione al mondo è la vita che va avanti e non si capisce come faccia, ma come fa? Ma come fa a resistere? Ma come fa a durare così? È un altro mistero e nessuno l'ha mai capito perché la vita è molto più di quello che possiamo capire noi, per questo resiste. Se la vita fosse solo quello che capiamo, noi sarebbe finita da tanto, tanto tempo. E noi lo sentiamo che da un momento all'altro ci potrebbe capitare qualcosa di infinito. E allora a ognuno di noi non rimane che una cosa da fare: inchinarsi, ricordarsi di fare un inchino ogni tanto al mondo, piegarsi. Inginocchiarsi davanti all'esistenza. Monologo sull'amore di Roberto Benigni. Eccoci qua, Alberto. Questo Una cosa semplice. una cosa Beh. semplice. E vabbè, Alberto, volevi una cosa facile. L'abbiamo letto così d'amblè. Ho alzato anche un po' la testa per fare alla Benigni, perché
se questo testo non lo fai un po' benignamente parlando, no? Se fai, si ricapitola, si riassume in questa parola, amarsi. No, non ci credo. Non funziona. No, si ricapitola, si riassume in questa Si parola, ricapitola, amarsi. si ricapitola, Facciamo, esatto, mamma mia, facciamo, ah, siamo ho di testa. visto, Oh, visto. mamma mia, oh, bello Alberto, che piacere stare qui con te questa sera. Ma che ci Alberto. sarà lì sotto? Ma Ma che ci sarà? Va bene, scherziamo. Oh, ma c'è pure Maria Assunta. Ciao Maria Assunta, come stai? Che Oh! piacere vederti e sentirti, anzi, perché non partecipi alla diretta? Dai, che ti passo la palla benino. No, guarda che ti, no, ti passate la palla tutti e due perché possiamo fare pure a tre. Possiamo fare anche una cosa a tre, ragazzi. Va Vai, bene, basta. allora, che vuoi fare? Accetti la sfida? Ormai Alberto ci saluta Maria Assunta. Ciao Maria Assunta, dai, partecipa, partecipa che leggi pure tu una cosa carina. Allora, cari amici vicini e lontani, vediamo un attimo Alberto, riesci a vedere bene? Ecco, sì, ho messo il telefono in questo modo così. Allora, ti volevo dire una cosa però molto importante. Hai visto che in questo momento io ho diciamo, cercato di interpretare indegnamente il buon Benigni, che ovviamente è inevitabile interpretare, cioè, vabbè, però comunque ho fatto una lettura così appassionata, però diciamo che in questo momento noi che studiamo lezione e non siamo ancora pronti per fare recitazione o interpretazione spinta, passami il termine, no? Perché c'è la interpretazione hardcore, dove praticamente noi, hai capito, ci eccitiamo, cioè siamo super pronti per tirar fuori questa nostra interpretazione, ma dobbiamo un attimo contenerci perché noi non siamo ancora pronti per fare delle improvvisate, appunto, dei grandi monologhi che sembrano improvvisate e che non lo sono, come fa Benigni. Quindi in questo momento a noi ci interessa soprattutto leggere bene e cercare quindi di mantenere fede alla nostra, a quello che conosciamo sulla pronuncia, sulla dizione, perciò dobbiamo essere il più possibile puliti. Poi non è richiesto nessun panegirico e nessuna, cioè, vorrei che, semplicemente dirti: non ti lasciar prendere dall'entusiasmo che comunque c'è per questo testo, ma noi quello che ci serve in questo momento è capire anche bene le vocali aperte e chiuse, quindi sezionarlo un po' il testo. Però leggiamone una parte. Quale preferisci fare, la prima parte o la seconda Sì, parte? Qual iniziamo con la prima, dai. Iniziamo con la prima. Iniziamo, sì, con la prima. Va bene, allora, aspetta, cominciamo con la prima. Riesci a leggere bene? Vuoi che ingrandisco un po'? No, No, troppo. va bene, ho allargato lo schermo dal portello smartphone. Ok, perfetto. Allora, va bene Alberto. Allora, cominciamo, leggiamo fino a... Ci rimane molto tempo. Vediamo che succede. Ah, Si sì. ricapitola, si riassume in questa parola, amarsi. Però c'è una cosa da dire, il tempo passa, è il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni, è rimasto sempre lo stesso, amarsi. Solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente, quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro, sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo. Ok, ti ricordi che avevo detto, cerchiamo di renderlo nostro il testo, di non fare l'effetto Benigni, perché comunque ognuno c'è. Ma è fuorviante, Allora, insomma. proviamo, proviamo. Allora, innanzitutto la cosa importante, ripeto, noi possiamo leggere anche le pagine bianche o le pagine gialle. A noi ci serve fare tutto questo per Allora. entrare nel mood e quindi non ti far fuorviare dal fatto che io Ok. prima abbia cercato di imitare o interpretare un po' la Benigni, ma a noi non ci serve questo. A noi ci serve invece che di ogni testo la prima cosa da fare è stamparlo, sei d'accordo? Quindi ricordiamo qual è il modus operandi di fronte a un testo. Prima Stamparlo, segnare le vocali aperte chiuse. e chiuse, e poi trovare anche le cesature, come prendere
l'aria, respiro. Le cesure, sì, bisogna individuare in ogni testo quali sono le pause e quali sono le cesure, ok? Quindi la cosa importante è individuare sul testo i momenti in cui, solitamente in corrispondenza della virgola, c'è una pausa, una breve pausa. Questa pausa ci permette di prendere un po' più di respiro e quindi ci consente di terminare la frase, di terminare il periodo. Invece, quando ci troviamo di fronte a un punto e virgola o due punti, ci troviamo di fronte ad una vera e propria cesura, e cioè quello che dobbiamo fare è fermarci, prendere un respiro completo, perché possiamo farlo, è una pausa lunga o comunque che dura il doppio rispetto alla pausa derivata dalle virgole, e quindi abbiamo la possibilità di prendere questo respiro e di poter poi anche rimodulare la voce e dare anche una intonazione differente. Ok? Quindi adesso andiamo a analizzare un po' il testo, prima di leggerlo, cioè cominciamo dall'inizio. Si ricapitola, si riassume in questa parola. Ora, in base a ciò Non lo che ho vedo più. detto. Ah, sì, hai ragione. Ah, ok. Allora, si ricapitola, si riassume in questa parola amarsi. Se seguiamo quello che ho detto prima, allora dobbiamo fare si ricapitola, pausa, Sì, si riassume in capito. questa parola, Si riassume in questa parola. in questa Amarsi. parola amarsi, senza interpretare, stiamo solo leggendo. Amarsi. Amarsi, C'è una cosa da dire. Che allora, altrimenti. però c'è una cosa da dire. Però facciamo che fino a parola è tutto d'un fiato. Si ricapitola, si riassume in questa parola, amarsi. Però c'è Amarsi. una cosa da dire. Amarsi, però c'è una cosa da dire. Punto. Che il tempo passa, il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni è rimasto lo stesso. Amarsi. Amarsi. Ok. Ok. Quindi proviamo a leggerla. Però senza interpretarla, aspetto, senza interpretarla. Non è Si richiesto. ricapitola, si riassume in questa parola. Amarsi. Però c'è una cosa da dire, che il tempo passa, è il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni a questa. Sento che è un bruttissimo rientro. No, c'è rientro? Ma no, aspetta. Sì, no, guarda, non ti preoccupare, faccio No, finta, tanto perché pensavo fossi tu che mi dicevi qualcosa, quindi. buongiorno. No, Eccoci. tranquillo. No, ecco qua. Eccoci. Allora, rifacciamo. Si ricapitola, si riassume in questa parola, amarsi. Amarsi. Però amarsi. Però c'è Amarsi. una cosa da amarsi. Però c'è una cosa da dire, che il tempo passa. E il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni è rimasto lo stesso, È amarsi. rimasto lo stesso, amarsi. È rimasto lo stesso, amarsi. Ok, mo vogliamo fare una cosa, scordiamoci Benigni, facciamola ad Alberto, basta, Allora Benigni, sì, dai. ah, sì, facciamola Faccio ad la Red Bubble. Alberto. Sì, poi vedrai che ti arriveranno quei file. Ma ci vuole. Ci vogliono, aspetta, e poi com'era l'ultima battuta? Faccenda di non secondo... è. Lo ricordi? Sì, è Problema fattore irrilevante in fondamentale. questo Sì, momento. problema irrilevante in In questo questo momento, ok. Particolare irrilevante, irrilevante. fattore E non infatti, importante. ma sì. Benissimo, benissimo. Allora, Ok. leggiamolo come dovrebbe essere. Allora, vado. Sì. Si ricapitola, si riassume in questa parola, amarsi. Amarsi. Però c'è una cosa da dirsi, da dire, che il tempo passa e il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni è rimasto lo stesso, amarsi. Solo Ok. che ora è diventato più urgente, Più molto più urgente. urgente. Attenzione, E non è lo quando? stesso, ma è lo stesso, eh? Stesso, sì, ok. Lo È lo stesso. Quindi stesso. cerchiamo di chiudere un po' più lei. Ok, è lo stesso. Lo stesso, lo stesso. Lo stesso, ok. Si ricapitola, si riassume in questa parola, amarsi. Però c'è una cosa da dire, che il tempo passa e il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni è rimasto lo stesso, amarsi. Solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente. E quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro,
sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo. Esatto. Ci dobbiamo affrettare. Affrettiamoci ad amare. Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi. Affrettiamoci ad amare. Perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore. Perché non esiste amore sprecato e perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi. Bravo. Allora, mi piace. Adesso attenzione che qua c'è una bella impennata, perché qua ci sono tutta una serie di virgole, di incise. Quindi aspetta, leggiamocelo prima normalmente, segniamoci dove stanno le pause. Col di più che va sempre a un'ottava su A, vedevo che salivi di un'ottava ogni di più. Di più. Ah, di più. Ah, sì, però detto, non lo so, io l'ho letto così, cioè, non è che mi sono preparato nulla, quindi lo so stato estemporaneo, però ma di più il cielo, il vento, di più le stelle, di più, perché sai, di più. sali sempre di più le città, i fiumi, le vie, di più. Ma mo non serve tutto questo, è un No, lavoro che. diciamo, anche inutile perché noi non conosciamo il testo bene e quindi dobbiamo innanzitutto conoscere il testo, farlo nostro e una volta che l'abbiamo fatto nostro, è questo l'esercizio di lettura espressiva e interpretativa, significa entrare nel testo, capire e anche vedere ciò che stiamo leggendo, farlo vedere agli altri, perché non stiamo leggendo per noi, ma leggiamo appunto per comunicare agli altri ciò che leggiamo e quindi gli altri non sanno ciò che noi diremo, che stiamo dicendo e dobbiamo assumerci la responsabilità di far capire a chi ci ascolta che cosa stiamo leggendo. Il modo migliore per farlo è cercare di immaginare, di vedere con gli occhi ciò che raccontiamo. Quindi, e perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate, come le montagne, e vedi le montagne, i mari, le strade, vedi le strade, i mari, ma di più il cielo, Vero. il vento, di più le stelle, di più le città, i fiumi, le pietre, i palazzi. Tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti, ok? Però per ogni location, ogni paesaggio che indichi, comunque diventa qualcosa di. Devi rappresentare con le parole un quadro, capito? Quindi un quadro di parole. Se diventi, ecco, sei un dipingitore, un pittore Pittore. di parole, ok? È perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate, è perché tutte le cose, anche quelle inanimate, come le montagne, i mari, le strade, ma di più il cielo, il vento, di più le stelle, di più le città, i fiumi, le pietre, i palazzi, tutte queste cose che di per sé sono vuote, no, scusami, indifferenti. Ok, lo zoom un po' di più. Lo riprovo? Sì. È perché tutte le cose, anche quelle inanimate, come le montagne, i mari, le strade, ma di più il cielo, il vento, di più le stelle, di più le città, i fiumi, le pietre, i palazzi, tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti. Improvvisamente, quando le guardiamo, si caricano di un significato umano e ci affascinano, ci commuovono. Perché? Perché contengono un presentimento d'amore e anche le cose inanimate, perché il fasciame di tutta la creazione è l'amore, perché l'amore combacia con il significato di tutte le cose. Scusami, che si vede un po' No, maluccio. tranquillo. Allora, facciamo una cosa però, mo stiamo andando troppo avanti. Sì, Rimaniamo, tagliamo. cominciamo, scusami, andiamo per gradi. Allora, torniamo a quelle famose cose inanimate, le montagne, i mari, le Oh, strade. sì. Noi prima di lanciarci in questa interpretazione, dobbiamo sapere bene dove andiamo a fare le pause. Ok? Quindi segniamoci bene le pause per prendere i respiri e poi dopo ci lanciamo nell'interpretazione. Allora, facciamo così. E perché tutte le cose, vabbè, qua dobbiamo dare una svirgolata di. E perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate? Perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate? Allora forse lo legherei. E perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate? Respiro, come le montagne, i mari, le strade, tutto d'un fiato, poi pausa.
ma di più il cielo, il vento, di più le stelle, di più le città, i fiumi, le pietre, i palazzi, attenzione qua, ma di più il cielo, il vento, ok, fermiamoci, come le okay. montagne, ma di più il cielo, il vento, di più respiro, le stelle, di più respiro, le città, i fiumi, le pietre, i palazzi, respiro, tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti, qua ci vorrebbe puntini sospesi, sì. ok, tutte perché queste cose sono vuote, indifferenti, improvvisamente quando le guardiamo si caricano di significato umano e ci affascinano, ci commuovono, perché? Perché? Quindi, okay. attenzione, vai sempre, improvvisamente quando le guardiamo si caricano di significato umano e ci affascinano, ci commuovono, perché? E perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate, come le montagne, i mari, le strade, ma di più il cielo, il vento, di più le stelle, di più le città, i fiumi, le pietre, i palazzi, tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti, improvvisamente quando le guardiamo si caricano di un significato umano e ci affascinano, ci commuovono, perché? Perché? Giusto, perché? Ok, bravissimo. Mi sta caricando il telefono. Vabbè, dai, ce la possiamo fare. Metti no, su. Devo mettere il caricabatteria. Adesso mettiamo il caricabatteria, ce la facciamo. Allora, facciamo così, dai, metti il caricabatteria, nel frattempo leggo un'altra cosa. Ecco, adesso stiamo per leggere quindi un altro brano sempre del monologo di Benigni sull'amore. E quindi... parliamo delle cose inanimate, infatti, perché contengono un presentimento d'amore anche le cose inanimate, respiro, perché il fasciame di tutta la creazione è amore, respiro, e perché l'amore combacia con il significato di tutte le cose, respiro, la felicità, sì, la felicità, a proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente, anzi chiunque mi ascolti ora si metta in cerca della felicità, ora, in questo momento, perché lì ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi. Ricordiamoci che per poter leggere, interpretare ad una certa velocità e essere sempre chiari e scandire bene le parole è necessario avere anche la possibilità, anche la velocità di individuare i punti in cui prendere dei respiri. Ok, quindi in quello che stiamo leggendo adesso, perché contengono un presentimento d'amore, respiro, anche le cose inanimate, potrebbe essere anche tutto in una volta, perché contengono un presentimento d'amore, anche le cose inanimate, respiro, perché il fasciame di tutta la creazione è amore, respiro, e perché l'amore combacia, e perché l'amore combacia con il significato di tutte le cose. Di tutte le cose. Respiro. Okay. Ora, attenzione qua, qua è complicato perché ci sono tante virgole, dobbiamo capire dove. Andare a prendere i respiri. La felicità, sì, la felicità. È qua, perché lui questo concetto, e poi dopo prendiamo un respiro. A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente. Quindi prendi un respiro alla la felicità, sì, la felicità. A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente, respiro. Anzi, chiunque mi ascolti ora, si metta in cerca della felicità ora, respiro. In questo momento, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi. Ok? Proviamo a prendere, cioè senza interpretare, pigliamo i respiri, ok Alberto? E questo è importante, prendere i respiri. E poi dopo, una volta che abbiamo indovinato i respiri, possiamo anche interpretarli, ok? Perché contengono un presentimento d'amore anche le cose inanimate, perché il fasciame di tutta la creazione è amore, perché l'amore combacia con il significato di tutte le cose. La felicità, sì, la felicità. A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora, si metta in cerca della felicità ora, in questo momento. Continuamente hai preso poco fiato, perciò hai sbagliato. Continuamente, fiato, anzi, comunque mi ascolti ora, si metta in cerca della felicità ora, fiato, in questo momento, perché lì ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi. La felicità, sì, la felicità. A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora, si metta in cerca della felicità ora, in questo momento, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi. Ok, leggiamo. Adesso le pause le hai capite.
Mo, rilassati, devi respirare. No, adesso c'è il calcolo di Natale improvviso. C'è chi è? Non ho visto. Marco Matteo. Il disturbo, è Marco. Marco, ciao. Come stai? Tutto bene? Oh, imparati anche tu il monologo di Benigni, così il Natale prossimo me lo reciti. Ok? Sì. O forse anche a Pasqua, visto che tu sei anche un Natale pasquale. Vabbè. Ok. Ciao, 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 ciao. Bene, Albert. Ciao. Allora, ciao. Avevo disturbo pure qui. No, però non disturbare papà, eh. Io, vai, si sta concentrando adesso, mi raccomando, fa tanti sacrifici per te, fai il bravo, vatti a vedere un film, ciao. No, ma lui lo inviti a notte perché devo metterlo a letto, cioè, no, io oggi è venerdì, devo stare fino a tardi. Ah, vabbè, 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 è importante che c'ha le sue regole, se le ha scritte lui, vabbè. Senti una cosa, Albert, allora, guarda, nel respirare ovviamente devi anche trovarti in una posizione che ti consenta di fare questo e quindi io ti consiglierei innanzitutto di cercare di essere il meno possibile in avanti, quindi dobbiamo sempre avere una posizione, diciamo, eretta, perché ti ricordi che il diaframma si trova qua dove c'è il chakra, e quindi e di conseguenza essendo questa parte qua molto importante per noi, non dobbiamo stare così perché automaticamente stiamo occludendo il nostro diaframma, ok? Quindi perciò adesso quindi facciamoci, abbiamo ricapitolato un po' come la postura giusta per poter respirare bene con il diaframma. E ora stiamo facendo delle prove di lettura interpretativa, così lo mettiamo in sovraimpressione. Lettura interpretativa, eccola qui. Quindi in questa serata in cui stiamo imparando soprattutto a come leggere un testo e quindi anche interpretarlo, fa paura questa parola interpretativa, che interpretarlo, sì, lettura interpretativa, mamma mia, mi fa paura questa parola, però dai, non lasciamoci spaventare, ma riprendiamo il nostro bellissimo dialogo sull'amore di Benigni. E quindi perciò, allora, pause, le pause giuste, per favore, perché contengono un sentimento d'amore. Contengono un sentimento d'amore. Vado? Perché contengono un sentimento d'amore. Anche le cose, perché contengono un sentimento d'amore, un presentimento, ecco, no, non un sentimento. Perché contengono un presentimento d'amore, anche le cose inanimate. Abbiamo detto di farlo tutto unito, ci fermavamo ad amore. Allora, guarda, contengono un presentimento d'amore anche le cose inanimate. Ah, ok, tutto unito così, perché ha più senso. Perché contengono un presentimento d'amore anche le cose inanimate. Sì. Perché il fasciame di tutta la creazione è l'amore, e perché l'amore combacia con il significato di tutte le cose. La felicità, sì, la felicità. La felicità. A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora, si metta in cerca della felicità ora, in questo momento, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi. Bravo, bravo. Hai preso le pause giuste e i respiri giusti. Perfetto, allora possiamo andare avanti. Allora, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, respiro. Ce l'hanno data in regalo, in dote, respiro, ed era un regalo così bello che lo abbiamo nascosto, respiro. Vediamo se possiamo asciugare di più. Ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli. Ce l'hanno data no, per forza. Quindi, no, è piccoli, respiro. Ce l'hanno data in regalo, in dote. Ce l'hanno data magari un'appoggiatura. Possiamo andare fino a nascosto. Ce l'hanno data in regalo in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto. Ce l'hanno data in regalo in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto. Però una piccola pausetta dopo dote, secondo me, dobbiamo cambiare tono. Come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono? E questo è tutto di seguito. E molti di loro l'hanno nascosto così bene che non sanno dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo. Proviamo a fare così con le pause che ci siamo detti.
Ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote. Ed era un regalo così bello che ce l'abbiamo nascosto, che ce l'abbiamo. Che tragedia. Ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo in dote. Ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto. Come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono? E molti di noi l'hanno nascosto così bene che non sanno dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo. Beh, bella quell'appoggiatura su cani, i cani, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono? Bravo, bravo. E l'unica cosa l'hanno messo, non messo. Ricordati, messo. Allora, quindi rifacciamola, adesso ce l'abbiamo le pause, quindi rifacciamola, vediamo se tutto funziona perfettamente. Ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto. Come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono, e molti di noi l'hanno nascosto così bene, che non sanno dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo. Bravissimo, ok, adesso andiamo avanti. Ce l'avete, guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima. È qua. Potrebbe essere tutto di sé. Ce l'avete, guardate in tutti i ripostigli, guardate gli scaffali, gli scomparti della vostra anima. Buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro. Allora, vediamo. Buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro e vedete che esce fuori. E vedete che esce fuori. C'è la felicità. Buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete detto e vedete che esce fuori. E qui io darei una appoggiatura. Proviamo a farlo, così facendolo ce ne rendiamo conto. Ce l'avete, guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro. I cassetti, i comodini che ci avete dentro e vedete che esce fuori, c'è la felicità. Provate a voltarvi di scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo dimenticare di lei, mai di lei. Ok, mai di lei. Sì, proviamo a farlo meno concitato e diamo un po' più senso alle cose. Ce l'avete, guardate tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutta l'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro e vedete cosa esce fuori. C'è la felicità. Provate a voltarvi di scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità, anche se lei qualche volta si dimentica di noi. Noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei. Ok, buono, molto buono, bravo. Ora, fino all'ultimo giorno della nostra vita, qua è una conclusione, no? Perché quello che abbiamo detto, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita. Quindi scongiuri, giusto? Ma vabbè, diciamo, noi tanto l'ultimo giorno della nostra vita sarà quello più bello, perché comunque avremmo detto, mamma mia, finalmente mi tolgo il pensiero, ho fatto quello che ho fatto, mo vado un po' a dormire. No, è come diceva il buon Walter Chiari, l'ha fatto scrivere anche come epitafio, cioè non piangete per me, è tutto sonno arretrato. Carino, l'ha fatto scrivere sulla lapide? Sì, sulla lapide, come epitafio. Vabbè, allora mi sembra che sono d'accordo, è tutto un arretrato. Carino, me la rivenderò, ma non sulla mia lapide dove la scriverò. Ora ci devo ancora pensare. Ma dove vuoi, guarda, basta che sia la lapide. Ah, forse scriverò, è la somma che fa il totale. Quello sì, quello è un è la cosa più giusta. Che è alla ma fine io ci lascerei poi, è che so Pasquale io. Pasquale, io la somma che fa il totale, no, ho fatto 3 anni di imitare a Cuneo con Alberto. Va bene. Ancora non ho finito. Dai, fino all'ultimo. No, non ho ancora finito. Fino all'ultimo giorno della vostra vita. Fino all'ultimo giorno della vostra vita. E non dobbiamo avere paura. Questo ti dimostra che se noi non prendiamo le pause prima, se non hai ragione. Dobbiamo scansionare il testo,
altrimenti non sappiamo dove andare. Fino all'ultimo giorno della nostra vita. Fino all'ultimo giorno. Non dobbiamo avere paura, e non dobbiamo avere paura. Guardate che quindi, non bisogna avere paura di morire, non bisogna avere paura. Ma non cominciare mai a vivere davvero. Saltate dentro l'esistenza, ora, qui. Okay. Fino all'ultimo giorno della vostra vita. E non dobbiamo avere paura nemmeno della morte. Guardate, è più rischioso nascere che morire. Non bisogna avere paura di morire, ma di non cominciare mai a vivere davvero. Saltate dentro all'esistenza, ora, qui. Ok. Sì, non male. Rifacciamola però perché tra morte e guardate c'è bisogno di fare un'altra pausetta. Sì. Ok, fino all'ultimo giorno della vostra vita e non dobbiamo avere paura nemmeno della morte. Guardate che è più rischioso nascere che morire. Non bisogna avere paura di morire, ma di non cominciare mai a vivere da me. Ti posso dire una cosa, Albert? Ora ti ho osservato, ma tu a morire non hai preso il respiro, perciò hai sbagliato. No, non l'ho tutto dritto. Come vogliamo fare stasera? Volevo passarlo veloce sta cosa del morire. Vabbè, ma perciò dico, te la faccio bene, dai. Adesso, non interpretare. Te la faccio bene, respiri. Dopo potrai interpretare, ma la cosa importante è capire dove stanno le pause. Signor sì. Ok, vabbè, dai. Fino all'ultimo giorno della vostra vita e non dobbiamo avere paura nemmeno della morte. Guardate che è più rischioso nascere che morire. Non bisogna avere paura di morire, ma di non cominciare mai a vivere davvero. Saltate dentro all'esistenza, ora, qui. Respiro, bravo, andiamo avanti. Allora, adesso analizziamo prima di leggere. Allora, perché se non trovate niente ora, non troverete niente mai più. E qua tutta di seguito e prendiamo respiro. E qui l'eternità, dobbiamo dire sì alla vita. Qua saltiamola questa pausa, questa virgola, dopo leghiamo. E qui l'eternità, dobbiamo dire sì alla vita. Dobbiamo dire un sì talmente pieno alla vita che sia capace di arginare tutti i no. Attenzione, questa è bella lunga, Quindi dobbiamo dire sì alla vita, un bel respiro. Dobbiamo dire un sì talmente pieno alla vita che sia capace di arginare tutti i no. Respiro, perché alla fine di queste due serate insieme abbiamo capito che non sappiamo niente. Respiro, e che non ci si capisce niente. E si capisce solo che c'è un gran mistero e che bisogna prenderlo com'è e lasciarlo stare. Questo proviamo. Ok. Dunque, 3, 2, 1, vai. Perché se non trovate niente ora, non troverete niente mai più. È qui l'eternità. No, ok, no, c'era un... Allora, perché se non trovate niente ora, non troverete niente mai più. È qui l'eternità. Dobbiamo dire sì alla vita. Dobbiamo dire un sì talmente pieno alla vita che sia capace di arginare tutti i no, perché alla fine di queste due serate insieme abbiamo capito che non sappiamo niente e che non ci si capisce niente e si capisce solo che c'è un gran mistero e che bisogna prenderlo com'è e lasciarlo stare. Ok, adesso abbiamo preso le pause giuste, eccetera. Ora che è diventato un po' più tuo il testo, vediamo di farlo più velocemente, ma senza essere frettolosi. Cioè prendi dei respiri più velocemente, però si deve capire tutto, deve essere piacevole da ascoltare e tutto sta nel fatto che tu riesca a prendere i respiri nelle pause giuste. Ok? Perfetto, andiamo. Perché se non trovate niente ora, non troverete niente mai più. È qui l'eternità. Dobbiamo dire sì alla vita. Dobbiamo dire un sì talmente pieno alla vita che sia capace di arginare tutti i no. Perché alla fine di queste due serate insieme abbiamo capito che non sappiamo niente e che non ci si capisce niente. E si capisce solo che c'è un gran mistero e che bisogna prenderlo com'è e lasciarlo stare. Ok. Perché la cosa che fa più impressione al mondo è la vita. Qua credo che sia la vita e che la vita va avanti. Ci manca un che qua. Perché la cosa che fa più impressione al mondo è che la vita va avanti e non si capisce come faccia. Ma come fa? Sei d'accordo che ci manca un che qua? Perché la cosa che fa più impressione al mondo è che la vita va avanti. Qua tutto di seguito. Poi respiro e non si capisce come faccia. Ma come fa? E non si capisce come faccia. Come fa? Ma come fa? Quindi prenderei soltanto
un respiro. Sì, ci può stare. No, ci può fare. Prova a farlo, vediamo come ti trovi. Perché la cosa che fa più impressione al mondo è che la vita va avanti e non si capisce come faccia, ma come fa? È più lento, però non c'è bisogno. Okay, perché la cosa che fa più impressione al mondo è la vita, è che la aia al mondo. No, al mondo. No, peggio, perché hai detto? Perché? Ah, per lo santo Dio, perché? Perché, ok, perché? Non lo faccio più. No, beh, te lo dico, lo faccio notare. Perché? Perché la cosa che fa più impressione al mondo è che la vita va avanti. E non si capisce come faccia, ma come fa? No, perché si era zoomato un po'. Ok, sì, sono... Perché la cosa che fa più impressione al mondo è che la vita va avanti e non si capisce come faccia, ma come fa? Ma come fa a resistere? Come fa a durare così? È un altro mistero e nessuno l'ha mai capito, perché la vita è molto di più di quello che possiamo... È il fiato quando lo prendo qua io. Prima. Allora, perciò tu hai il vizio di lanciarti subito nell'interpretazione. Il cuore è oltre l'ostacolo. E l'errore è più bello. Insomma, puoi gettare il cuore oltre l'ostacolo e va bene, ma poi non cadiamo. Le lisce rimangono dietro, capito? Sangue che c'è l'ostacolo, capito? Allora, come fa a resistere? No, ma come fa a resistere? Ma come fa a durare così? Tutto d'un fiato e poi... Prendi. Tutto unito, sì. Ma come fa a resistere? Ma come fa a durare così? È un altro mistero, nessuno ha mai capito, respiro, perché la vita è molto più di quello che possiamo capire noi, respiro. Per questo resiste, respiro. Se la vita fosse solo quello che capiamo noi, sarebbe finita da tanto, tanto tempo. Capito? Anche questa la legherei. Quindi, ricapitolando, dimmele tu, vediamo se hai capito le pause, dove possono essere... Ma come fa a resistere? Come fa a durare così? È un altro mistero e nessuno l'ha mai capito. Perché la vita è molto di più di quello che possiamo capire noi. Per questo resiste. Se la vita fosse quello che capiamo noi, sarebbe finita da tanto, tanto tempo. Ok. Proviamo allora, le pause ci stanno. Però adesso possiamo lanciarci in una interpretazione un po' più convincente, però... Hai sbagliato una vocale, molto più di quello, hai detto quello, molto più di quello che possiamo capire noi. Aperta, sì. Ok. No, è chiusa. Tu hai detto aperta. Okay. Di quello. Ok. Di quello, ok. Ma come fa a resistere? Come fa a durare così? È un altro mistero e nessuno l'ha mai capito, perché la vita è molto di più di quello che possiamo capire noi. Per quello resiste. Se la vita fosse solo quello che capiamo noi, sarebbe finita da tanto, tanto tempo. Ok. C'è avuto un momento di difficoltà, però, che non hai preso fiato? Sì, no, mi sono perso con Rigo. Ah, e allora rilacciamo. Il fiato c'era. Rilacciamo, allora. Ma come fa a resistere? Come fa a durare così? È un altro mistero e nessuno l'ha mai capito, perché la vita è molto di più di quello che possiamo capire noi. Per questo resiste. Se la vita fosse quello che capiamo noi, sarebbe finita da tanto, tanto tempo. Perfetto. E noi lo sentiamo che da un momento all'altro ci potrebbe capitare qualcosa di infinito. Respiro. E allora ognuno di noi non rimane che una cosa da fare. Inchinarsi, ricordarsi di fare un inchino ogni tanto al mondo. Piegarsi, inginocchiarsi davanti all'esistenza. Allora, questo finale però è un po'... Ora credo che questo monologo... non sia proprio quello definitivo, o comunque se è quello finale di tutto lo spettacolo, questo non lo ricordo, certamente dobbiamo dargli allora un valore un po' più epici nel finale, no? Perché però finora abbiamo fatto una corsa, quindi come facciamo all'improvviso a rallentare e a dare una sensazione piacevole allo spettatore? Perché gli dobbiamo dire, guarda che stiamo per concludere, cioè... Ma infatti io per questo, ma penso che mi sia venuto a cuore con la C, col fattore C, e un po', se hai notato, il pezzo precedente ho già iniziato a rallentare, dare un po' più un senso grave al tutto, no? Sì. E quindi si lega bene con il momento adesso che
cioè l'importanza che dobbiamo dare a quest'ultima chiosa, no? Quella, la parte finale. Però dobbiamo cominciare a scalare la marcia da un po' prima. Già prima, sì, già da, ma come fa a resistere? No, ma ancora prima. Ancora prima? Perché la cosa che fa più impressione al mondo è la vita che va avanti e non si capisce come faccia. Ma come fa? Ma sì, come qua, fa a resistere? Oh, possiamo, ma come fa a resistere? Ma come fa a durare così? È un altro mistero e nessuno l'ha mai capito. Perché la vita è molto più di quello che possiamo capire noi. Per questo resiste. Se la vita fosse solo quello che capiamo noi, sarebbe finita da tanto, tanto tempo. E noi lo sentiamo che da un momento all'altro ci potrebbe capitare qualcosa di infinito. E allora ognuno di noi non rimane che una cosa da fare. Inchinarsi. Ricordarsi di fare un inchino ogni tanto al mondo. Piegarsi, piegarsi, inginocchiarsi davanti all'esistenza. Mm? Ci sto. Potrebbe essere questa la versione, e poi nel frattempo quasi quasi mi cerco poi come la fa Benigni su YouTube. Ah, ma Benigni, dai, ci vogliamo fare del male. No, però vediamo, sono curioso di vedere le sue pause, no, ma non mi interessa l'interpretazione, ovviamente sarà un genio assoluto e lo è, e noi non siamo neanche una cacchetta in confronto a lui. Aspetta un po' io, dai. Vediamo, perché comunque sarebbe interessante, la fede cercherete, ok, così può essere interessante capire come effettivamente l'ha fatto lui. Ok, leggiamola lentamente allora. Perché la cosa che fa più impressione al mondo è la vita, è che la vita, quando lo metteci un che, perché la cosa che fa più impressione al mondo è che la vita va avanti e non si capisce come faccia, ma come fa? Come fa a resistere? Ma come fa a durare così? È un altro mistero e nessuno l'ha mai capito, perché la vita è molto più di quello che possiamo capire noi. Per questo resiste. Se la vita fosse quello che capiamo noi, sarebbe finita da tanto, tanto tempo. E noi lo sentiamo da un momento all'altro. Ci potrebbe capitare qualcosa di infinito. E allora ognuno di noi non rimane che una cosa da fare: inchinarsi, ricordare di fare un inchino ogni tanto al mondo. Scusami, che al mondo, non al mondo. Al mondo, sì. E noi lo sentiamo che da un momento all'altro potrebbe capitare qualcosa di infinito. E allora ognuno di noi non rimane che una cosa da fare: inchinarsi, ricordarsi di fare un inchino ogni tanto al mondo, spiegarsi come vele al vento, spiegarsi, inginocchiarsi davanti all'essenza. Ok, allora per fare la prova del 9 dovremmo certamente ascoltare il nostro Benigno. Voilà. Adesso lo cerchiamo, vediamo se, cioè io l'ho trovato, però per condividerlo con voi devo convertirlo. Nel frattempo, Alberto, te lo vuoi rileggere un po' il monologo mentre io cerco, sì, questo file? Allora, però non lo devi interpretare, devi semplicemente rispettare quelle pause che ci siamo detti e fare quindi una prova girata, no? In cui tu ci prepariamo quindi a leggere questo monologo come se l'avessimo già un po' studiato, ok? Sì. Con le pause soprattutto, mi raccomando. Allora, 3, 2, 1, via. Mi senti, Alberto? Io sì, ma non vedo il filmato, c'è un filmato, devo partire? Ah no. No, aspetta, vediamo un attimo che forse l'ho trovato, eh. Ah, ok. Aspetta un attimo. Nel frattempo, voglio dire a questi fanciulli che diventano sempre più pochi questa sera, quindi io vi dico che vi ridò il mio link a cui potete partecipare, se avete voglia di partecipare in diretta, perché poi dopo Alberto vi saluto e vado a cenare. Perché questa sera ho fatto già una bella cosa, questo monologo di Benigni mi ha già riempito, vero Alberto? È già sì. È stato già una bella prova, eh?
di resistenza. Noi nel frattempo stiamo cercando anche qual è il video, infatti ce l'ho, vediamo un po', arriva, lo stiamo scaricando così ce lo vediamo. Alberto, mi senti Alberto? Mi senti Un Alberto? tasto, mi sento, sì, un tasto indietro di troppo ed è caduta la connessione. E certo, allora è importante che tu ci sia. Allora, Vuoi leggerlo nel frattempo, Alberto? Che dici? Ok. Sì, dai. Si ricapitola, si riassume in questa parola, amarsi. Si ricapitola, si riassume in questa parola, amarsi. Però c'è una cosa da dire, che il tempo passa. È il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni, è rimasto lo stesso, amarsi. Solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente. Allora E aspetta, quando... sarà troppo veloce Alberto, sarà troppo veloce. Solo che ora è diventato più Non urgente. ti far prendere dalla, te l'ho Dalla detto, foca. dalla foca monaca, no, capito? Sei un po' più moderato. Ok, Allora, si ricapitola. Si sì. riassume in questa parola, amarsi. Però c'è una cosa da dire, che il tempo passa, è il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni, è rimasto lo stesso, amarsi. Solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente. E quando oggi sentiamo ancora... Dimmi. Volevo dire adesso a questo punto, vediamo se riesco a Si condividere dice il lui, sì. video, così Ah, ma ce lo lui condivide. sentiamo. Affrettiamoci ad amare, Ecco qua, quindi. Più solo che ora è diventato più urgente di urgente. conoscere questo miracolo. Insomma, tutto trova la sua pienezza. Oh, un attimo, Si mi stava ricapitola, copiando. si ri... Però Alberto, d'altronde ormai Si sei riassume diventato. in questa parola, amarsi. Ecco, si può C'è una fare. cosa da dire, che il tempo passa. E il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni è rimasto lo stesso, amarsi, solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente. E quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro, sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo. Ci dobbiamo affrettare, affrettiamoci ad amare. Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi. Affrettiamoci ad amare, perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore, perché non esiste amore sprecato e perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi. E perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate, come le montagne, i mari, le strade, ma di più, il cielo, il vento, di più, le stelle, di più, le città, i fiumi, le pietre, i palazzi, tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti, improvvisamente quando le guardiamo si caricano di significato umano e ci affascinano, ci commuovono. Perché? Perché contengono un presentimento d'amore, anche le cose inanimate, perché il fasciame di tutta la creazione è amore, e perché l'amore combacia con il significato di tutte le cose, la felicità, sì, la felicità. A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora si metta in cerca della felicità ora, in questo momento stesso, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono. E molti di noi l'hanno nascosto così bene che non si ricordano dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo, ce l'avete. Guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro, vedrete che esce fuori, c'è la felicità, provate a voltarvi di scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì,
Dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita, e non dobbiamo avere paura nemmeno della morte. Guardate che è più rischioso nascere che morire. Non bisogna aver paura di morire, ma di non cominciare mai a vivere davvero. Saltate dentro all'esistenza ora, qui, perché se non trovate niente ora, non troverete niente mai più. È qui l'eternità. Dobbiamo dire sì alla vita, dobbiamo dire un sì talmente pieno alla vita che sia capace di arginare tutti i no, perché alla fine di queste due serate insieme abbiamo capito che non sappiamo niente e che non ci si capisce niente, e si capisce solo che c'è un gran mistero e che bisogna prenderlo com'è e lasciarlo stare, e che la cosa che fa più impressione al mondo è la vita che va avanti e non si capisce come faccia, ma come fa, ma come fa a resistere, ma come fa a durare così. È un altro mistero e nessuno l'ha mai capito, perché la vita è molto più di quello che possiamo capire noi, per questo resiste. Se la vita fosse solo quello che capiamo noi, sarebbe finita da tanto, tanto tempo, e noi lo sentiamo che da un momento all'altro ci potrebbe capitare qualcosa di infinito. E allora ognuno di noi non rimane che una cosa da fare, inchinarsi. Ricordarsi di fare un inchino ogni tanto al mondo, piegarsi, inginocchiarsi davanti all'esistenza, come ha fatto un grande poeta che si chiama Whitman, ed è con le sue parole che vi vorrei salutare. Respirare l'aria, parlare, passeggiare, essere questo incredibile Dio che io sono. Oh, meraviglia delle cose, anche delle più piccole particelle. Oh, spiritualità delle cose. Io canto il sole all'alba e nel meriggio, e come ora nel tramonto. Tremo commosso della bellezza e della saggezza della terra e di tutte le cose che crescono sulla terra. E credo che una foglia d'erba non sia meno di un giorno di lavoro delle stelle. E dico che la natura è eterna, la gloria è eterna. Lodo con voce inebriata perché non vedo un'imperfezione nell'universo. Non vedo una causa o un risultato che alla fine sia male. E alla domanda che ricorre, che cosa c'è di buono in tutto questo? La risposta è che tu sei qui, che esiste la vita, che tu sei vivo, che il potente spettacolo continua e tu puoi contribuire con un tuo verso. Bene, bene, beh, bellissimo anche il finale che non ci aspettavamo, non ricordavo che era questo, perché tu ti ricorderai di Walt Whitman, no, grande poeta... Beh, il poeta citato da L'attimo fuggente, da Robin Williams, o meglio, sì, vita. No, non me lo ricordavo nel monologo di Benigni. No, neanche io, però vedi, è molto interessante. Allora, sai che ti dico, la prossima volta trascriverò questa poesia di Walt Whitman e la reciteremo, proveremo a interpretarla. Che ne pensi? Sì. Va bene, va bene. Come sempre, anche io. Alberto, ti ringrazio, questa sera io termino prima perché sono tutti timidi e poi sto per concludere, oggi vado a letto presto, quindi sono contento di aver fatto questa lettura interpretativa, penso che anche tu sia soddisfatto, penso che... Molto, molto, e poi hai visto, lui fa... in crescendo nella parte fino a felicità, comincia a crescere. È vero, è vero, è vero, questo l'ho notato anche io. Nella parte dovevamo essere molto più calmi, molto più equilibrati. Lui lo però fa, guarda, non fa nessuna fatica. Ma meglio di lui, chi poteva fare? Quindi va bene così chiudere con le note ancora nelle orecchie di Benigni, va più che bene. Infatti, però vedi che come ci ha fregato bene, perché all'inizio lui è stato proprio
così, no, adagiato sulle parole per dire questo e questa. Poi a un certo punto, quando la felicità, sì, è la felicità, ma tu escavi buttare fuori tutti, svuotate gli armadietti, i cassetti, le cose, eccetera, mettiamo a che Scappato parte c'è, il oppure guascone, scappato girate, via. perché magari la prendete di spalle all'improvviso, fate tutto questo perché ci potrebbe capitare qualcosa in questo momento di infinito, bello, detto, infinito. E poi ecco perché ti ricordi, ci eravamo chiesti come mai inginocchiarsi, cioè finiva così e rimaneva un po' appesa. In realtà rimaneva appesa perché lui dice, La legava alla poesia. ed è proprio come quello che ha detto un grande poeta, Whitman, che adesso col quale vorrei salutarvi. E quindi abbiamo anche scoperto l'arcano, il perché questo finale sembrava un po' smozzato. Ok? Dai, allora la prossima volta faremo la poesia di Walt Whitman. Ci sto. Ok? Grazie Un abbraccio Alberto, a tutti. un abbraccio, ci sentiamo, Ciao, ci vediamo buonanotte. presto. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao, ciao. Bene, 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 bene. E quindi questa serata con Caruso Speaker termina. Oggi abbiamo fatto una bellissima lettura interpretativa di Benigni. Forse vedo soltanto Ileana, che prima di salutarci, lei che è sempre un aficionados. È vero, Ileana? Dai, ti metto in collegamento. Ciao Eliana, mi senti? Mi vedi? Ciao, ti sento, ti vedo. Uè, Benissimo. benissimo, mi fa molto Buonasera. Tutto piacere. Come stai? Tutto bene? bene, ho seguito la diretta con molta passione perché Ah. Benigni lo trovo veramente emozionante. Ogni volta che lo sento, mi dà un'emozione diversa. Ah. Ah, ok. E beh, questo è molto importante perché significa che i suoi monologhi arrivano tanto al cuore, non è soltanto questione, diciamo, non è recitazione, è proprio passione quello che ti trasmette. Lo dice con semplicità, lo fa sembrare così reale, così bello, puro. Bello puro, esatto. E quindi perciò io direi a questo punto lo condivido di nuovo con te il testo, Così lo possiamo rileggere insieme e così riprendiamo il monologo di Benigni sull'amore. E mi raccomando, hai visto come abbiamo fatto prima, la cosa importante quando ci troviamo di fronte a un testo è che dobbiamo individuare innanzitutto dove vanno fatte le pause, dove è Sì. possibile prendere dei respiri per poter cambiare l'intonazione della voce e quindi dare anche una maggiore bellezza, un'armonia, un colore a queste parole, a queste frasi che seguono poi la presa di respiro. Va bene? Allora, arriviamo fino a tempo, vediamo come va. Ti ripeto, non c'è bisogno di interpretare, non c'è bisogno di fare Ok. nient'altro, l'ha già fatto Benigni ed è il numero uno. Noi dobbiamo però essere però rispettosi della lettura, in maniera tale che abbiamo però tutte le carte in regola per leggere dignitosamente questo testo perché facciamo le pause giuste e prendiamo i giusti respiri. La differenza che c'è tra un dilettante allo sbaraglio e quello che prova ad essere comunque un semiprofessionista e aspira poi al professionismo è proprio questa distinzione, cioè sapere individuare dove fare le pause, dove prendere i respiri, non legare tutto e non rimanere quindi senza fiato e poi scivolare sulle parole. Ricordiamoci che la voce è uno strumento musicale che si accorda e che ha fiato, e se noi non diamo fiato a questo strumento, difficilmente verranno fuori delle note gradevoli. Sei d'accordo, Eliana? Sì, d'accordissimo. Va bene. Allora, iniziamo a leggere. Con calma, arrivo fino ad amarsi e poi ci ragioniamo sopra. Ok? Vediamo, vediamo che Ok, succede. quindi fino a tempo, giusto? Fino a tempo, sì. Sì, ok. Si ricapitola. Sì. Si riassume in questa parola. Amarsi. Però c'è una cosa da dire, che il tempo passa. Il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni è rimasto stesso, amarsi. Solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente. E quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro,
Sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo. Bravo. Allora, noto che stai migliorando anche con la tua con il col diaframma, stai facendo un po' di esercizi di respirazione, ho sentito una voce meno tremula. Tutti i giorni è sacrosanto che devo fare questi esercizi. Lo metto proprio in testa. Infatti, questo mi fa piacere. Va bene, allora sì, continuiamo, vediamo come. È diventata ok, quindi ma si sente che stai facendo dei bei passi in avanti. Quindi allora guarda, si ricapitola, si riassume in questa parola, tutto d'un fiato, amarsi. Però c'è una cosa da dire, che il tempo passa e il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni è rimasto lo stesso, amarsi. Solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente. E quando oggi ci sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro, sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo. Ci dobbiamo affrettare, affrettiamoci ad amare. Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi, affrettiamoci ad amare. Arriviamo fin qui. Si ricapitola, si riassume questa parola, amarsi. Però c'è una cosa da dire. Il tempo passa e il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni è rimasto lo stesso, amarsi. Solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente. E quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro, sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo. Ci dobbiamo affrettare, affrettiamoci ad amare. Noi amiamo sempre troppo poco, troppo tardi. Affrettiamoci ad amare. Brava, brava. Possiamo anche essere un po' più. Sì, sei molto accurata. Va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti nella lettura, però cerchiamo di essere al tempo stesso un po' più posati, perché poi dopo ci sarà. Hai visto anche tu la clip com'è? All'inizio lui è molto perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore. È molto semplice. Perché non esiste amore sprecato e perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi. Ok? Quindi in qualche modo quello che lui dice è accorato, però lo dice in maniera tranquilla, serena, non è agitato come possiamo pensare, come anche io pensavo che fosse un po' il Benigni solito, invece poi diventa, è un crescendo, e poi nell'ultima parte poi diventa un capolavoro. Ok? Quindi proviamo a rileggere da lì, ok? Perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore. Perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore, perché non esiste amore sprecato e perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende talmente da un'altra persona che non bastiamo a noi stessi. Bravo. Riesci a farlo però in maniera un po' più sostenuta, prendendo un po' più respiro. Cioè così, perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore, respiro, perché non esiste amore sprecato, respiro, e perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati, respiro, che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, respiro, che non bastiamo a noi stessi. Fammi sentire di più i respiri. Ok. Tramonto della vita saremo giudicati sull'amore. Sì. Perché non esiste amore sprecato. E perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati, che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi. Ecco, vedi che quando prendi i respiri bene vai molto meglio. Allora, io ho fatto col naso per cercare di farti sentire anche, ma non ce n'è bisogno. Cioè, in realtà, quando si fa questi ritmi così, si prende un po' dal naso, ma anche dalla bocca. Ok? Quindi, perché non esiste amore sprecato? Perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi? Perché.
se noi la prendiamo dal naso ci metteva molto più tempo e la quantità d'aria è certamente inferiore rispetto a quello che possiamo prendere dalla bocca. Quando anche i cantanti, quando fanno degli assoli, quando devono quindi essere dirompenti con la voce, prendono dei micro respiri oppure dei lunghi respiri a seconda della strofa musicale. Ok, quindi prendi il respiro, ma prendilo soprattutto anche con la bocca e col naso. Ok? Ok. Perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore. Perché non esiste amore sprecato. E perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi. Ah, che bello, sono contento, vedi, sono contento perché prendendo i respiri sei proprio un'altra Eliana, quindi è questa la strada giusta. Brava, brava, brava. Perfetto, grazie. Allora, è la verità, cioè questo ti fa capire che il tuo problema della voce tremolante era semplicemente dovuto al fatto che ti stai irrobustendo, le pareti del diaframma si stanno irrobustendo grazie agli esercizi che ti ho dato e che tu con assiduità stai svolgendo. Al tempo stesso ricordati che è molto importante prendere i respiri nei momenti giusti rispetto al testo. Quindi adesso, attenzione, sta per arrivare una parte del brano molto molto concitato o comunque pieno di immagini, di cose da far vedere, quindi prendiamo bene il respiro perché qua dobbiamo stare un po' più attenti. Quindi adesso non interpretiamo, leggiamo, te lo leggo un attimo io, e perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate, respiro, come le montagne, i mari, le strade, respiro, ma di più, respiro, il cielo, il vento, di più, respiro, le stelle, di più, le città, i fiumi, le pietre, i palazzi, respiro, tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti, respiro. Improvvisamente, quando le guardiamo, si caricano di significato umano e ci affascinano, ci commuovono. Perché? Ok, vediamo. Perché non esiste amore sprecato. E perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi. E perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate, come le montagne, i mari, le strade, ma di più, il cielo, il vento, di più, le stelle, di più, le città, i fiumi, le pietre, i palazzi, tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti. Improvvisamente quando le guardiamo si caricano di significato umano e ci affascinano, ci commuovono. Perché? Ah, bravissima, hai visto? Oh, è un'altra storia, è un'altra Eliana così. Come sì, ti senti? Sì, mi sento strana, però sì, anche perché comunque leggere Benigni è di un peso non indifferente. Vabbè, leggere Benigni è certamente Benigni non è che stiamo cercando, semplicemente stiamo interpretando un testo, ma a noi ci serve questo testo che è molto bello e con grande rispetto per Benigni lo stiamo leggendo, più che per interpretarlo, per capire dove è bene prendere il respiro e dove no, quindi cercare di dare a questo testo quindi una sua continuità, ok? Sì. Quindi perciò, va bene, andiamo avanti, brava, brava. Allora, adesso leggiamoci quest'altro pezzetto. Perché contengono un presentimento d'amore anche le cose inanimate, respiro. Perché il fasciame di tutta la creazione, perché il fasciame, come lui lo sottolinea, perché il fasciame di tutta la creazione è amore. E perché l'amore combacia con il significato di tutte le cose. La felicità. A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora si metta in cerca della felicità, ora, in questo momento, perché lì ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi. Ok, hai sentito? Ho fatto degli effetti sonori per farti capire dove prendere il fiato. Vediamo che succede, leggilo con calma e vediamo che succede. Ok, perché contengono un presentimento d'amore, anche le cose inanimate, perché il fasciame di tutta la creazione è amore, e perché l'amore
combacia con il significato di tutte le cose. La felicità, sì, la felicità. A proposito di felicità, cercatela. Dalla creazione Tutti i amore giorni, è perché l'amore cambia. continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora si mette in cerca della felicità, ora, in questo momento, perché è lì. Ce l'avete, ce l'abbiamo. Perché ce l'hanno data tutti, perché l'hanno data a tutti noi. Aspetta, mi voglio fermare un attimo perché ho visto che tra i messaggi c'è la mia carissima amica Mariangela Ravera, che non vedo da un po'. Ciao Mariangela, la voglio salutare e voglio mostrare che cosa ti dice Mariangela. Brava Eliana, hai capito? Ti dice che Ok, sei brava, grazie, hai capito? grazie, Grazie grazie mille. Mariangela, grazie. Ma Grazie quando torni a Mariangela. Ischia, quando torni a Ischia, Mariangela, ti aspettiamo, l'isola ti aspetta. Va bene, un Grande Ischia. abbraccio, un abbraccio. Allora, sì, e poi c'è anche Luigi Ruggero, che non so se è ancora collegato, ma lo salutiamo. Ciao Luigi, un altro mio carissimo allievo col quale stiamo facendo un percorso straordinario. Luigi Ruggero è un uomo di una caratura politica, anche lì a Ostuni, quindi ha bisogno di approfondire alcune tematiche, soprattutto con la R, ma ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. T'ho Bene, bene, seguito. bene. L'hai seguita? Lo conosci Luigi? Ciao Sì, Luigi, sì, sì. ciao. Salutami anche Donna Giusi, Donna Ah, Giusi. la moglie. Sì, è simpaticissima. E poi è una bravissima cuoca. E poi anche, guarda, Alberto Picone ti fa i complimenti. Brava Grazie, Eliana. Hai visto? Alberto. Quindi E ti ormai saluti. questo corso si basa solo su te e Alberto, ormai siete gli unici che mi succede. Ciao Siamo Mariangela, ancora benissimo. ciao e Luigi, ancora ciao. Perfetto. Dunque, a questo punto continuiamo la nostra lettura e siamo arrivati quindi, dove sei arrivata tu, Eliana? Perché ce l'hanno perché l'hanno data a A tutti noi? tutti noi. Allora la facciamo da qua. Ce l'hanno data in dono quando, allora, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli. Ce l'hanno data in regalo, in dote. Ed era un regalo così bello che lo abbiamo nascosto. Come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono? E molti di noi l'hanno nascosto così bene che non sanno dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo. Ok? Proviamo. L'hanno data in dono quando eravamo piccoli. L'hanno data in regalo in dono ed era un regalo così bello che lo abbiamo nascosto. Come famiglia con l'osso quando lo nascondono. E molti di noi l'hanno nascosto così non sanno dove l'hanno messo. Ma ce l'abbiamo. Ok. Adesso l'abbiamo letta, facciamocela un po' più nostra, perché hai preso le pause, sì, giuste, però interpretiamola un po', ma senza correre. Questo non è il momento in cui lui non corre ancora qui. Ok? Quindi. L'hanno data in dono quando eravamo piccoli. Ce l'hanno data in regalo in dote. È un regalo così bello che lo nascosto. Come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono. E molti di noi l'hanno nascosto così bene che non sanno dove l'hanno messo. Ma ce Bravo, l'abbiamo. bravissimo. Ok, andiamo avanti. Ce l'avete, guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima. Buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro e vedete che esce fuori. C'è la felicità. Provate a voltarvi di scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità. E anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei. Proviamo a farla. Ce l'avete, guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli sconti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassonetti, i comodini che avete dentro e che esce fuori. È la felicità. Provate a voltarvi di scatto, magari la pigliate a sorpresa, ma è lì, dobbiamo pensarci sempre alla felicità. E anche se qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei. Perfetto. Fino all'ultimo giorno della nostra vita. E non dobbiamo avere paura nemmeno della morte. Guardate che è più rischioso nascere che morire. Non bisogna avere paura di morire, ma di non cominciare mai a vivere davvero.
saltate dentro l'esistenza, ora, qui. Fino all'ultimo giorno della nostra vita. E non dobbiamo avere paura. Aspetta, fino all'ultimo giorno della nostra vita. E non dobbiamo avere paura nemmeno della morte. Fai respira dopo vita. Ok. Perché se non trovate niente, ora non troverete niente. E qui l'eternità. Dobbiamo dire sì alla vita. Dobbiamo dire un sì talmente pieno alla vita che sia capace di arginare tutti i no. Perché alla fine di queste due serate insieme abbiamo capito che non sappiamo niente e che non ci si capisce niente. E si capisce solo che c'è un gran mistero e che bisogna prenderlo com'è e lasciarlo stare. Allora, è molto difficile questo periodo, quindi lo dobbiamo spezzettare meglio e capire dove ci sono le pause. Ok, allora, perché se non trovate niente ora, non troverete niente mai più. Respiro. È qui l'eternità. Respiro. Dobbiamo dire sì alla vita. Respiro. Dobbiamo dire un sì talmente pieno alla vita, respiro, che sia capace di arginare tutti i no, respiro. Perché alla fine di queste due serate insieme, respiro, abbiamo capito che non sappiamo niente, respiro, e che non ci si capisce niente, respiro. E si capisce solo che c'è un gran mistero, respiro, e che bisogna prenderlo con me e lasciarlo stare, respiro. Chiaro? Proviamo. Perché se non trovate niente... Ora non troverete niente mai più. Aspetta, l'appoggiatura è su ora. Aspetta, Eliana, perché se non trovate niente ora, non troverete niente mai più. No, tu hai fatto, se non trovate niente ora, non trovate... Perché se non trovate niente ora, non troverete niente mai più. Perché se non trovate niente ora, non troverete niente mai più. Esatto. E qui l'eternità. Dobbiamo dire sì alla vita. Dire sì talmente, un sì talmente pieno alla vita che sia capace di arginare tutti i no, perché alla fine di queste due serate insieme abbiamo capito che non sappiamo niente e che non ci si capisce niente e si capisce solo che c'è un gran mistero e che bisogna prenderlo com'è e lasciarlo andare. Bravo, perché la cosa che fa più impressione al mondo è la vita che va avanti e non si capisce come faccia, ma come fa a resistere, ma come fa a durare così? È un altro mistero e nessuno l'ha mai capito, perché la vita è molto più di quello che possiamo capire noi. Per questo resiste. Se la vita fosse solo quello che capiamo noi, sarebbe finita da tanto, tanto tempo. Pronto? Perché la cosa che fa più impressione al mondo è la vita, è che la vita va avanti. Aspetta, come faccia? Qua, rivedendo il monologo, è così. Perché la cosa che fa più impressione al mondo è la vita che va avanti. È la vita che va avanti. E non si capisce come faccia, ma come fa? Perché la cosa che fa più impressione al mondo è la vita che va avanti. E non si capisce come faccia. Ma come fa? Ma come fa a resistere? Ma come fa a durare così? È un altro mistero e nessuno l'ha mai capito, perché la vita è molto più di quello che possiamo capire noi. Per questo resiste. Se la vita fosse solo quello che capiamo noi, sarebbe finita da tanto, tanto tempo. Ok, bene. E noi lo sentiamo che da un momento all'altro ci potrebbe capitare qualcosa di infinito. E allora ognuno di noi non rimane che una cosa da fare, inchinarsi, ricordarsi di fare un inchino ogni tanto al mondo, piegarsi, inginocchiarsi davanti all'esistenza. Questo è il finale, eh? Attenzione. E noi lo sentiamo. Lo sentiamo che da un momento all'altro ci potrebbe capitare qualcosa di infinito. E allora ognuno di noi rimane che una cosa da fare. Inchinarsi. Ricordarsi di fare un inchino ogni tanto al mondo e piegarsi. Inginocchiarsi davanti all'esistenza. Ok, allora qualche cosa l'abbiamo beccata nella seconda parte, un po' di meno.
cerca nel finale delle frasi di non appoggiarti troppo, di non davanti alla resistenza, cioè resistenza. Non bisogna, tra virgolette, non bisogna sfiatare alla fine, no? Ma chiudere, inginocchiarsi davanti all'esistenza, no, davanti all'esistenza, capito? Quindi davanti all'esistenza, che okay, non davanti all'esistenza. Quindi non calcare nel finale le parole, e soprattutto contieni il fiato, perché a quel punto la parola è finita, quindi anche la frase è finita. Quindi rileggiamo questo periodo qua. E noi lo sentiamo che da un momento all'altro ci potrebbe capitare qualcosa di infinito. E allora a ognuno di noi non rimane che una cosa da fare, inchinarsi. Ricordarsi di fare un inchino intanto al mondo, piegarsi, inginocchiarsi davanti all'esistenza. Ah, bravissima Eliana, hai visto che quando si prendono i giusti respiri nei momenti corretti, e allora è veramente un grande piacere, capito? Guarda che cosa ti dicono, guarda che complimento che ti fa Luigi Ruggero, ti dice davvero brava Eliana. È un piacere, grazie, ascoltarti, capisci? Questo è importante, no? Per un'attrice come te è importante. Sì. Brava Eliana, è un piacere ascoltarti, Luigi Ruggero. Beh, allora, voglio dire, vuol dire che questa serata ha dato i suoi frutti, allora, che dici? Grazie per i consigli, grazie per, veramente, mi stai aiutando tantissimo. Mi fa piacere, mi fa piacere. Poi, anche del parlato, sto cercando anche di, come di migliorare, anche nel, cioè non solo interpretando quando recito, nell'esposizione, nella vita di tutti i giorni, dici? Sì, okay, sì, sì. Ottimo, sì, ricordati anche, nella vita di tutti i giorni, ricordati che è opportuno fare delle pause. E quindi necessariamente, okay, se tu ti ricordi ogni tanto di scalare la marcia e di approfittare di quella pausa per respirare, certamente avrai la possibilità di parlare in maniera più coinvolgente e accattivante, avrai più tempo per pensare a quello che dici, il tuo cervello sarà ben ossigenato, perché se tu respiri il cervello è ossigenato e quindi riesce anche a connettere meglio, ovviamente, e al tempo stesso elimini con il respiro quel problema che tu hai avuto fino a poco tempo fa, e cioè di avere la voce tremolante. Perché ti trema la voce ogni tanto? Perché devi rafforzare il pavimento del diaframma. Per poterlo fare devi eseguire quegli esercizi di respirazione diaframmatica che hai imparato e che egregiamente fai ogni giorno, ma oltre a fortificare il pavimento del diaframma, devi anche ricordarti di respirare bene e di prendere il respiro, perché nella vita di tutti i giorni, mo non voglio fare benigni, noi non respiriamo mai, non sappiamo che cos'è più il respiro, ma allora cercatelo questo respiro, vedete, stoccatevi dietro i polmoni, vedetevi qua, per da qualche parte il respiro deve esserci, forse nel naso, forse nella bocca, perché soltanto se voi respirate potete ragionare meglio, potete parlare meglio, potete anche ragionare e dire delle cose straordinarie, magari potete finalmente assaporare il sapore, anzi no, l'odore dell'infinito. Questo significa respirare, ok? Questa è una nuova, questa è una nuova versione del monologo di Benigni sul respiro, quasi quasi una chicca. Converrebbe farlo. Va bene Eliana, ti ringrazio allora per essere stata qui con noi questa sera, mi raccomando, qualsiasi cosa. Grazie a te, ricordo alle persone che sono in questo momento collegate qui che avete assistito a un webinar di edizione in diretta con Caruso Speaker, sono il vostro voice coach, una voce per il successo, voce da speaker. Vi ricordo che la mia mail è carusospeaker@gmail.com, carusospeaker@gmail.com, e poi vi ricordo anche che se desiderate avere una consulenza gratuita sulla vostra voce, vi basterà scrivere nei commenti adesso la vostra mail, io vi contatterò, vi manderò un'altra mail e vi darò l'opportunità di ricevere una consulenza gratuita sulla vostra voce per conoscere insieme a che punto è la vostra dizione. E vi dico anche che per poter avere maggiori informazioni sui miei corsi, perché vi ricordo che
Io sono voice coach, quindi i miei corsi sono dei corsi che si tengono a Roma in presenza in occasione del corso che si tiene il sabato mattina a Roma. Per coloro che non abitano a Roma, oltre al corso in presenza, ci sono anche dei corsi online. Questi corsi online sono dei corsi che possono essere sia individuali e di gruppo, a seconda del tipo di difficoltà che l'allievo riscontra di avere e qual è l'obiettivo che si prefigge di raggiungere. È chiaro che in un corso di gruppo l'attenzione che dedicherò a ciascun allievo è limitata dal fatto che ci sono tante persone, ma al tempo stesso, se qualcuno ha bisogno di un insegnamento più specifico, se ha dei problemi più specifici, io consiglio sempre di fare il corso individuale. Se volete avere maggiori informazioni sul corso individuale, potete anche scrivermi direttamente su WhatsApp al 392-86-11228. Potete quindi inviarmi un messaggio su WhatsApp al 392-86-11228. E attraverso quindi un semplice messaggio siete in collegamento, in contatto con me, e possiamo quindi anche organizzarci per darvi questa consulenza gratuita sulla vostra voce. Vi ricordo che potete anche scriverlo nei commenti in questo momento, e quindi la cosa importante è che ci sia da parte vostra un riscontro. Vorrei salutare di nuovo Mariangela Ravena, che dice: grazie Caruso Speaker, che hai sempre preso, ci ritroviamo davanti ad un monologo sull'amore. Ecco, ci siamo conosciuti davanti agli Scogli degli Innamorati. Infatti, ma è vero questo, Mariangela. Lo Scoglio degli Innamorati è un posto bellissimo che si trova a Ischia, eccetera. E abbiamo avuto così pur non essendo innamorati, però tutti e due eravamo forse scoppiati. E casualmente ci siamo incontrati lì dove io stavo per girare le riprese dell'Isola Misteriosa, ormai sono passati 3 anni, va bene. Ileana ci saluta, grazie mille, grazie ancora a te Ileana per essere stata qui con noi. Vi ricordo quindi che nel salutarvi potete visitare anche il sito carusospeaker.it, www.carusospeaker.it. Se avete delle domande da farmi, la mia mail è carusospeaker@gmail.com. Se volete avere informazioni sui corsi, potete scrivermi al 392-86-11228. Io vi ringrazio. Questo webinar di edizione in diretta dedicato alla lettura interpretativa, abbiamo quindi cercato immodestamente, quindi immeritatamente, di leggere un monologo di Benigni sull'amore, e ci siamo riusciti cercando di non interpretare, ma di imparare a prendere bene i respiri, capire dove fare le pause per poter cambiare intonazione e soprattutto per poter continuare a leggere la frase successiva e completare il periodo con grande scioltezza, cercando di mantenere ossigenati sia il nostro cervello che la nostra anima per poter trasmettere agli altri le nostre emozioni. Io vi ringrazio, vi auguro una buona notte e arrivederci a presto. Ciao, ciao.